Ricchezza, gloria e potere. Questo bambino aveva un sogno. Affascinato da sempre dalle carte del tesoro, questo vero pirata aveva un solo obiettivo: il più grande tesoro del mondo. Legato a colui che ha lo stesso colore di capelli come il suo naso, fece una promessa. Un giorno, sulle loro rispettive navi, sarebbero andati alla ricerca del più grande tesoro. A differenza del capitano, a Buggy non interessava gloria e potere, a lui importava solo la ricchezza. E se vi dicessi che la chiave del One Piece non è altro che Buggy, il futuro imperatore di One Piece che possiede l'ultimo Rod Poneglyph, che non è altro che il tesoro nascosto di Capitan John, un vecchio membro dei ROCKS? Salve gente, qui ti parla Godwin, come stai? Oggi parleremo del One Piece. Per non perderti altri contenuti settimanali su One Piece, puoi iscriverti al canale. Inoltre, lasciare mi piace al video mi aiuta molto con l'algoritmo di YouTube. Grazie in anticipo. Dunque, senza tardare, iniziamo. Per raggiungere Raft Tale sono necessarie 4 pietre rosse. Il primo si trova a Zoo ed è protetto dai Minks. Il secondo si trova su Whole Cake ed è tenuto da Big Mom. Il terzo si trova su Wano Kuni, posseduto dalla più potente creatura Kaido. Infine il quarto, precedentemente situato sull'isola degli uomini pesce, è scomparso da 24 anni. E adesso vi espongo la mia storia. 40 anni fa il leggendario equipaggio dei ROCKS governavano i mari, composto da 4 imperatori di oggi: Charlotte Lee Lin, Edward Newgate e Kaido, così anche il loro rivale Shiki, il leone dorato. Però, guidati da ROCKS Dick Sebek, l'equipaggio contava la presenza di altre 3 leggende morte prima dei nostri giorni: Ace d'Argento, Wang Zi e Capitan John. Con l'ambizione di diventare il re del mondo, si scontrò diverse volte con il governo mondiale. Finché 38 anni fa l'equipaggio non fu sconfitto su God Valley tramite l'alleanza tra il futuro eroe della marina, Monkey D. Garp, e il futuro re dei pirati, Gol D. Roger. L'equipaggio, essendosi sciolto, i membri crearono il loro proprio equipaggio. Anni dopo, per la precisione 24 anni fa, quando Gol D. Roger scoprisse cos'è il One Piece, i vecchi membri ROCKS capirono che per diventarlo a loro volta, cioè il re dei pirati, dovevano fare come lui. Dovevano raggruppare i 4 Poneglyph rossi. Così Kaido si installò su Wano Kuni per avere quella della famiglia Kozuki. Big Mom tiene il suo nella sala dei tesori su Whole Cake Island e John, diventato capitano della sua nave, alleato ai suoi vecchi compagni Ace d'Argento e Wang Zi, si dirigono sull'isola degli uomini pesce 24 anni fa. Il Rod Poneglyph si trova accanto alle lettere di scuse di Joy Boy alla principessa Sirena. Uno su Zoo, protetto dai Minks, uno su Wano, protetto da Kaido, uno su Whole Cake Island, nella sala dei tesori, protetto da Big Mom, e l'ultimo in una grotta, protetto da innumerevoli trappole, e il Capitan John, per evitare che nessuno riuscisse mai a ritrovarlo, crea una carta al tesoro unico in forma di braccialetto che porterà fino alla sua morte. In effetti, arrogante e disgustato del suo proprio equipaggio come dei suoi alleati, John fu vittima di un attacco di gruppo e ciascuno dei compagni ROCKS, volendo il Rod Poneglyph, si uccisero a vicenda. E il quarto Poneglyph fu perso per sempre, aspettando per più di 20 anni, in fondo a una grotta, che qualcuno lo ritrovi. Essendosi ammalato prima di scoprire One Piece, Buggy, accompagnato dal suo rivale e amico Shanks, si sono rispettivamente creati il loro equipaggio pirata come se lo erano promesso. Shanks andò alla ricerca del grande tesoro di Roger, mentre Buggy è andato a cercare il famoso tesoro di John, senza sapere che il One Piece non si potesse trovare senza il Rod Poneglyph. Solamente che, sbagliando isola, venne catturato e mandato nella prigione di Impel Down, mentre il suo equipaggio continua la ricerca aspettando il suo ritorno. Gecko Moria, grazie al suo Kagekage no Mi, voleva resuscitare i più grandi pirati del mondo per creare il più potente equipaggio. Difatti, le sue prime vittime furono Ryuma, Oz e anche i membri deceduti del celebre equipaggio dei ROCKS, e dunque Ace d'Argento, Wang Zi e John. I 3 pirati si ritrovano fianco a fianco sulla nave di Gecko Moria, Thriller Bark, fino a quando un certo Monkey D. Ruffy e il suo equipaggio non trovino la sua dimora, obbligando così Absalom a risvegliarli. Diventati generali zombie, è solo dopo la morte che i 3 compagni riuscirono a cooperare. Ma vincendo contro il terribile Shichibunkai, i Mugiwara portarono con loro un glorioso tesoro. E la navigatrice lasciò al suo capitano un semplice braccialetto che giudicò senza valore.
In effetti, dal capitolo 486 fino al capitolo 527, e per la prima volta nella storia, l'autore fece portare al suo personaggio, durante un anno, cioè da gennaio 2008 a gennaio 2009, un accessorio che il mangaka non dimenticherà mai, divenendo un elemento fondamentale dei suoi abiti, fino a quando il destino non intervenne. Poiché è per salvare il fratello che Monkey D. Ruffy ritroverà a Impel Down il suo primo avversario, Buggy, che gli offrirà aiuto in cambio del braccialetto, carta del tesoro, del defunto Capitan John, che cercava da anni. Così, aver trovato la chiave, non rimane altro a Buggy che diventare abbastanza forte per superare le trappole di John e raggiungere il tesoro. Ed è anche fortunato, poiché è il personaggio preferito di Oda e sarà pazzescamente folle quando il più debole dei pirati diventerà il più forte. Passato dal patetico tiranno a Chichibunkai, passando dall'eroe di Marineford liberando i prigionieri di Impel Down, Buggy è sostenuto da destino scritto dal mangaka, che farà di lui, senza dubbio, un nuovo imperatore, scoprendo il nuovo ed ultimo Road Poneglyph. Da ciò diverrebbe un pericolo per il governo mondiale, che lo posizionerà allo stesso livello di Kaido e Big Mom, poiché possedendo anche lui una chiave per il One Piece. Venendone a conoscenza, tutti i pirati del mondo si dirigerebbero per unirsi a lui. Così il destino farà diventare Buggy uno dei quattro pirati più potenti e influenti della sua generazione. Di fronte a un imperatore che non dimentica niente di ciò che disegna, partendo da Thriller Bark, ad esempio la Vivre Card di Lola, presentando implicitamente Big Mom più di 10 anni in anticipo. Secondo voi, dove porta la carta del tesoro? Scrivetemelo nei commenti. Io penso che possa condurci a God Valley, così l'autore potrà avere un argomento per poter darci delle spiegazioni su God Valley e sulla sua presunta scomparsa. O al covo del precedente capitano di John, dove risiede adesso Barbanera. Vi ricordo di scrivere nei commenti dove pensate che la carta possa portare, perché il bello di One Piece è che tutti abbiamo idee diverse e possiamo teorizzare, ovviamente quando non abbiamo abbastanza argomenti. Detto ciò, è tutto da Godwin. Passo